Che età media c'hai tu di solito di ragazzi che ti seguono? 11? 11. No. Vabbè, dai, un bel pochino... preadolescenti, sì, una cosa del genere. 16, 17, 18. Sì. Ho detto che critichiamo i The Show soltanto perché io ho avuto modo di stare nel tuo mondo tramite l'algoritmo che mi spuntano le cose. Hai visto cose. Il video che ho fatto con The Show? Sì, no, ho visto dei piccoli snack pack, okay? Persone che parlano, eccetera. E vedo molto spesso che la linea guida dei TikTok che mi vengono in mente tuoi sono di quanti soldi fai al mese. No, ma non è mai, e cose del genere. No, quelli però valgono per te. Mi fanno no, io a te piacciono? Io cancello tutte le cose che mi portano a vedere i guadagni degli influencer. Io vedo perché si riempiono la bocca tutti quanti di sti soldi che secondo me le persone che ci... Chi è sto imbecille? Chi è che ha detto? Chi è sto imbecille? Ah, le Ten con The Show. Ma guarda quello là. È quello di The Show? Ma quale? Quello là con i capelli, con gli occhi chiari, o quello con i capelli con... Quello con quelli non neri. Non neri. Ah, quindi tu sei quello là che mi è capitato su TikTok dove dice: smettila, disinstalla immediatamente questa applicazione, sì, esatto, e fai qualcosa della tua vita. E le persone ti guardano mentre stanno al cesso, però. Quindi abbassiamo le ali, che i ragazzi qua vengono per intrattenersi, non per cercare i guru, esatto, va bene? Esatto. Cominciamo così. Magari vuole però salutare. Ma vieni pure. Ma vieni pure. Ti mando il link se vuoi un attimo salutare. Ma vieni pure. Non avendo il telefono. Eccolo qua! Aspetta, che non ho cambiato scena. Allora, aspetta che non ci sono io. Un attimo, aspetta. Sarà un disastro ora. Dai, va meglio così. È già più content di quello che stava succedendo finora. Dai, diciamo content. Un attimo, dici content al volo. Ma funziona meglio, fidati. Okay. No, ti ha detto ok giusto per contentino. Ale, un attimo che si prova a risolvere. Guarda, vi dico. Aspetta. La chat mi sente? Cuori viola, se mi sentite. Un secondo. Favore. Dai. Un secondo che risolvo. Cioè, questo qua fattura 30.000 euro al mese. Si dimentica la fotocamera a casa. Dimmi tu. Parla di soldi al volo? Sì, purtroppo non si può. Mario, ti rispondo dopo perché mi spiace annichilirti mentre... No, è giusto che tu provi ad annichilirmi quando c'hai un confronto con un altro viso. Aspetta un attimo che adesso litighiamo per bene come due guerrieri, però devi aspettare un attimino. Passa il link, c'è anche Dario che vuole arrivare. Vabbè, ma è una finzione, Simone, è una finzione, come finto è l'annichilimento di Ale. Vai, proviamo una, Chuck. Guarda che Ale ti distrugge, Mario, posso essere sincero. Ma guarda, io non mi faccio distruggere volentieri, dipende da quello che dice. Già ti ho sentito, Ale, dire content e fatturazione di soldi al mese e già mi è venuto il pisello moscio. Cioè, tu ti rendi conto, bro, che poi escono fuori da TikTok, si parla di soldi, quello che i giovani devono fare a livello di motivazione da guru di sto cazzo. Ma Mario... Cioè, Mario, di cosa vuoi cioè parlare? I giovani li rincoglionisci, Ale. Li rincoglionisci. Simone Buratti. Aspetta che sei c'è in una live di Simone Buratti, il luogo in cui nasce il rincoglionimento generale dei giovani italiani. Allora non possiamo litigare. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Allora, io posso essere a casa con 8 viti nel piede, ridotto a guardare una live di Gren, e l'accendo un po' per intrattenermi, così per spegnere il cervello, e la prima cosa che sento è di Siami The Show. Ma voglio dire, ma posso stare tranquillo almeno adesso che ho la gamba rotta? No, ma, c'hai ragione, non rompere i coglioni, stai per favore, dai, non rompere il cazzo. Ciao Dario, sono da Grenbaud. Ciao Dario. Ciao. È qui che si parla di fatturazione, di quanto guadagni al mese. Anch'io voglio partecipare. Quanto guadagni al mese? Io? Sì. Non lo so. Te molestando i vecchi, quanto guadagni? Come? No, dicevo, te quanto guadagni al mese? Ma molestando loro vedono i vecchi? Noi? Sì, no, molestando i vecchi l'ha detto Mario, mi sa. Ah, Mario, cosa dici? No, io non molesto i vecchi. Ah, no. Molto basso, Ale, Ale The Show. Volume. Ale, sei basso, ma, eh. Oggi non c'è. Ma raga, sono molesta basso. Un vecchio al volo per comprare microfono nuovo. No. No. Dov'è il nonno? No, che ore sono? Ma lei non ce l'ha mai votato? No, scherzo. Dai. Cioè, Dario, purtroppo... È vero. No, si votava, ma si manganellava per votare. Come stai, Mario? Ti trovi bene lì, in questo nuovo ambiente che ti protegge? Mario, allora, sei con Dario? Sì. Siamo amici, Ale. Ah.
Hai timore okay. reverenziale per Dario Moccia, quindi non vuoi più annichilirmi. No, allora, Gamebound, guarda, se vuoi farci vedere più grossi, devi cliccare la visuale in 16. Ma stai zitto, che quello che sto facendo non sapresti farlo neanche tra due anni. C'è un tasto sotto. C'è un tasto sotto. Non hai la fotocamera. Non voglio, io, lo faccio da, sei anni quello che ti io ho dimenticato la fotocamera, sto usando l'iPhone e ho usato mille fotocamere virtuali. Darione, per favore, dai. E anch'io, basta aggiungere la fotocamera virtuale. No, puoi sai cos'è la visuale... Ma dai, ma... 16 allora, noni devi mettere. 16 noni, ma perché? Metti... Ma si vede bene così. Non si vede un cazzo. Oh, eccolo. Lo vedi così, si vede la grafica, si vede lo sfondo. È due anni che fa sto lavoro, ma ancora non capisci un cazzo. È incredibile. Va bene, cosa va bene, Dario. Va bene. Cosa stai facendo? Hai una... Ti stai innervosendo? Hai tipo un nervo tipo di nervoso? No, no, questa è la mia vena. È la vena collegata direttamente al sesso. Ah, al sesso, così, eccitato, al sesso a caso. Ho due vene maestre, una qua e una sul cazzo. Ma voi vi odiate? Sì, io e Grimbaud, no, ma io lo rispetto un sacco, ma sì, vabbè, guarda, no, Ale... Dire...